Un altro grande ospite per inaugurare questa nuova rubrica, in linea Enrico Magrelli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Magrelli, benvenuto. Grazie, grazie, grazie Enrico, a voi dell'invito. Enrico è stato per qualche anno un mio compagno di scuola nella commissione ministeriale che sceglieva i film di interesse culturale nazionale, critico cinematografico affermatissimo e conduttore di programmi radiofonici, nonché tra i protagonisti del festival, della mostra anzi, del cinema di Venezia, perché del comitato che sceglie i film di questa nostra importantissima mostra del cinema. Enrico, oggi ti abbiamo chiamato per commentare il grande successo, aspettato ma non in queste dimensioni, di I soliti idioti. Sì, 4 milioni e mezzo di euro in soli 3 giorni. Che ne pensi? Ma la cosa, devo dire, tu giustamente hai detto aspettato ma non di queste dimensioni, io direi inaspettato dal mio punto di vista, ma non perché non avessi fiducia nella forza e nelle capacità di tutta la macchina produttiva, no? Quindi dietro questo film c'è Pietro Balzecchi, che è sicuramente una delle persone più lucide, più lungimiranti e più attente. Attente soprattutto per gli ascoltatori, vorrei ricordare che Balzecchi è il produttore che ha lanciato Checco Zalone, quindi che ne ha presa un'altra. Sì, quindi ha fatto un ottimo bis. 4 milioni e mezzo, come citavi, sono un risultato eclatante ed importante, ma per due motivi: non solo perché sono numeri significativi per il mercato, e io sono sempre molto attento quando poi il mercato mette insieme valori economici che possono essere ridistribuiti su altri progetti, ma credo che questo risultato, come probabilmente molti ascoltatori sanno, il film nasce da qualcosa che sta avvenendo in televisione, MTV in particolare, quindi in una rete non generalista, e come è il caso di Zalone, a differenza di quello che capitava anni fa, quando il cinema andava a reclutare delle nuove facce, dei nuovi talenti in TV, parliamo di alcuni decenni fa, e spesso erano degli insuccessi clamorosi. Il primo Greggio, parliamo del Novecento in quel caso, non lasciò delle tracce significative né dal punto di vista artistico né dal punto di vista economico. Il primissimo Frassica, cioè nel senso che il cinema cercava di rigenerarsi guardando alla comicità o ai nuovi talenti televisivi. Adesso le cose sembrano profondamente cambiate, che Cozzalone, personaggio straordinario della TV, riesce a portare in sala tantissimo pubblico, e ora due giovani capacissimi sono in grado di attirare evidentemente fasce di pubblico, credo più giovanili, quelle lì che forse il cinema italiano cura meno, credo, questa è la mia valutazione, di quello che può capitare a Hollywood. Non perché bisogna, poi Francesco ci conosciamo, fare un cinema non per adulti, assolutamente, però lo spettro degli spettatori è molto, molto più vasto. Ecco, e quindi Enrico, mi interessa. Ecco, vedendo il box office anche di questa settimana, è chiara la conferma che il genere che dà più soddisfazione al botteghino è la commedia. È la commedia. Ecco, devo dire, negli ultimi 2 o 3 anni le commedie sono sempre ben fatte. Ma il cinema d'autore, senza con questo inquadrare il cinema d'autore che parla solo a se stesso, ma il cinema un po' più difficile, che racconta in modo diverso come siamo fatti, la cultura, che fine fa? Ma secondo me resiste perfettamente, nel senso che gli esempi di queste settimane, I soliti idioti da una parte, La peggior settimana della mia vita dall'altra, che è un altro ottimo incasso degli ultimi giorni, dimostrano, come dicevi giustamente, che la commedia è nel nostro DNA di spettatori, no? La commedia all'italiano, all'italiana, fa parte del nostro patrimonio ed è qualcosa che ci aiuta
a riconoscerci. Il cinema d'autore esiste e resiste, ma è legato poi ad alcuni nomi di fatto, quindi grandissimi autori, da Bellocchio a Bertolucci, grandi autori come Soldini, poi potremmo citarne una lista infinita, mi fermo perché poi se non li cito tutti magari qualcuno si dispiace, si offende, quindi sono molto suscettibili gli autori, come sappiamo. In realtà loro lavorano su progetti ogni 2-3 anni e quindi è chiaro che il cinema d'autore affiora più faticosamente, no? Il prossimo anno arriverà il film di Gianni Amelio, che ha preso un premio importante della critica al Festival di Toronto. Bertolucci sta girando, Bellocchio probabilmente comincerà a girare tra febbraio e marzo, Soldini sta girando, quindi bisogna aspettare per il cinema d'autore che i nostri autori siano pronti con la loro nuova storia. Le commedie se ne producono oggettivamente di più, ma è sempre stato così, anche negli anni d'oro c'erano centinaia o decine di commedie all'italiana e poi ogni tanto arrivava Antonioni, arrivava Fellini, arrivava Germi e arrivavano i vari autori. È una dialettica, l'unico problema secondo me è che io temo che se non si trovano delle variazioni all'interno della commedia, I soliti idioti e La peggior settimana della mia vita sono due ipotesi di variazioni, dopo un po' il pubblico non ne potrà più di commedie, perché puoi ridere, ma uno si sloga la mascella e non vuole più andare al cinema. Magrelli, volevo chiederle questo. Io ho avuto venerdì ospite Claudio Bonivento per un parallelo che era antesignano ai tempi, nel senso che stava per uscire I soliti idioti, prevedevamo con Claudio gli incassi che poi sono andati oltre le previsioni e io l'ho rapportato a quel suo Sapore di mare, a quello che poi all'epoca poteva essere l'equivalente, anche se la televisione poi ha fatto la differenza, ma siamo andati anche analizzando un'altra storia che è tutta italica. Gli attuali cineasti che fanno un cinema, cito Soldini, cito Amelio, cito quelli che Sorrentino, sono stra-amati all'estero e non incassano in Italia. Allora, qui c'è un problema, nel senso che se noi facciamo 600 copie di I soliti idioti e poi un film di Sorrentino, ancorché di Soldini, o quelli che non citiamo perché non ci vengono a mente, non vengono distribuiti, ci sta che praticamente c'è anche un problema proprio di interessi di distribuzione che va sul sicuro e non sfida più niente, fatti salvo Lucisano, che ne so, qualche altra mosca bianca? Ma questo sì, questo è un problema molto delicato e interessante. Io ho l'impressione che naturalmente nel momento in cui, a parte che il film di Sorrentino sta incassando benissimo, credo che stia viaggiando serenamente verso i 6 milioni di euro, che per un film d'autore non è un risultato irrilevante. Beh, con Sean Penn e l'America e tutto il resto. Sì, è evidente, anche se è un film non immediatamente accessibile. Io personalmente lo trovo un grandissimo film, però certo, ci sono molte opinioni diverse. È abbastanza naturale che per un film che ha una vocazione popolare, come I soliti idioti o altre commedie, il distributore punti su un numero di copie altissimo. Questo perché è un modo anche per verificare, per ottenere dei risultati importanti, ma anche perché, a differenza del cinema d'autore, il cinema commerciale, con tutto il rispetto per la parola commerciale naturalmente, accede più facilmente agli schermi dei multiplex, laddove per il cinema d'autore è molto difficile, certo, arrivare. No? Posso aggiungere, Enrico, una notazione. Parlare di 600 copie, ma anche di 200-250 copie, che è un'uscita importante, per il distributore è una spesa importante, una spesa, certo, rilevante. Il problema è che un certo tipo di film ha un pubblico abbastanza circoscritto. Io non esagererei nel dire i film di Soldini, Sorrentino non incassano, hanno un loro target, specialmente di età, nel senso che questo tipo di prodotto lo vedono persone dai 30 in su, ed è legato alla
tipo di sala cinematografica che frequentano questo tipo di persone. Voglio dire, le sale di città, quelle che noi abbiamo frequentato per decenni, e faticano sempre di più, perché alcune chiudono, perché non riescono a tenere il trend delle spese rispetto agli incassi. Sì, però Francesco, per esempio in America, che di cinema ne sanno, soprattutto a livello industriale, sta per uscire l'Hoover di DiCaprio. Abbiamo letto prima nel Serpentone di Sky che Robert De Niro sarà Bernard Madoff. Cioè io credo che abbiano un altro approccio, nel senso che raccontano le loro storie, no? È la più importante cinematografia del mondo. Appunto, ma affrontano dei problemi che noi, per esempio, per fare il Divo, credo che ci saranno voluti secoli di gestazione. No, Magrelli, non so, forse siamo fuori strada. Non fuori strada, ma poi ne sappiamo qualcosa. Per fare il Divo, se non c'era l'intervento dello Stato attraverso la commissione alla quale appunto con Francesca abbiamo lavorato per qualche anno, non a caso l'ho citato. Il Divo non si sarebbe mai fatto, così come probabilmente non si sarebbe mai fatto Gomorra, a proposito di un altro autore. Gomorra però è stato anche un grande successo al botteghino. Io non mi farei però mai impressionare dal numero delle copie, no? Perché 600 copie, se poi la media di incasso di ogni copia fosse bassissima, anche se il film avesse incassato i soldi idioti 2 milioni o 1 milione di euro, sarebbe un insuccesso. Quindi poi anche il numero di spettatori che frequentano quell'unica copia o che scelgono quell'unica copia è il dato prezioso. Ad esempio, stando in America, il film di Almodovar è uscito per correre per gli Oscar in sole 6 sale 4 settimane fa. Qualcuno molto distratto in Italia ha detto: ah, un fiasco clamoroso, perché ha incassato mi pare 200 e passa mila dollari. Se avesse visto che in ogni sala ha incassato più di 40.000 dollari, è quello il dato importante. È chiaro che se uno offre un numero sterminato di copie, ma era quello che stava dicendo Francesco, però purtroppo le sale di città stanno sparendo, e significa che anche un cinema un po' più sofisticato, un po' più d'autore, se usiamo questa convenzione, fa più fatica a trovare il suo pubblico, perché magari un certo tipo di pubblico non va volentieri nel multiplex o non va nel cinema o nei multischermi che sono dentro un centro commerciale, no? perché non ha voglia di andare lì, perché poi non trova la sua storia, ecco. Cioè, in realtà poi tutte le storie hanno bisogno di avere lo scaffale giusto, in qualche modo, nel nostro caso il cinema giusto, quindi bisogna difendere un po' le sale di città. Certo, l'approccio americano è diverso. Hoover ha dei grandi divi, Eastwood non viene percepito dal pubblico adulto americano come un autore nell'accezione europea, no? Naturalmente. Credo che i teenager americani Hoover non andranno a vederlo perché non pensano che sia un elettrodomestico, non il capo dell'FBI famoso. Insomma. Quindi, Enrico, il nostro nemico orologio ci chiede di salutarti. Esatto. Certo. È stato un piacere, ci sentiremo altre volte. Molto volentieri. E grazie. Buon lavoro. Ciao Enrico. Molti complimenti a lei, Magrelli, sempre, tutte le volte che abbiamo modo di apprezzarla. Grazie. Buona giornata. Ciao. Allora, come si dice in gergo, buonissima la prima, caro Francesco. Sono contento. Non buona, direi buoni. Vedo applausi dall'altra parte del vetro. Ed è soltanto l'approccio a quello che sarà, no? È quello che sarà. Da venerdì continueremo, un altro ospite importante, e avremo con noi Valsecchi. Come no? Che oggi non ha potuto commentare questa performance perché stava in aereo. Tutti i numeri uno, esatto. Valsecchi, voglio dire, è il regista, il produttore dei Soliti Idioti. In questo momento è il Dominus di televisione, di cinema, la TAO, poi l'ha venduta e poi dopo Mediaset, insomma. Ecco, l'unica pecca, e già gliel'ho detto,
mi delude un po' Distretto di Polizia. Io ero un questo fan, ultimo anch'io, sì. E infatti i risultati sono quelli che sono. Infatti, comunque, vabbè, avrai si modo, rifà col cinema. Avrai modo di parlarne poi venerdì. Ripeto, gli appuntamenti con Francesco Gesualdi il martedì e il venerdì, inequivocabilmente e naturalmente puntualmente alle 11.30 sui 99.8 di Radio IS. Grazie Francesco. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata.